fa caldo, avete fame e non avete voglia di cucinare nulla che richieda di trascorrere troppo tempo in cucina. Ecco per voi una nuova ricetta facile, sana e gustosa, la mia versione del pesto di rucola. In un frullatore aggiungiamo anacardi, aglio, rucola, olio, lievito alimentare. Frulliamo il tutto, possiamo anche aiutarci con un po' d'acqua. Aggiungiamo il pesto ottenuto alla pasta e amalgamiamo. Il colore sarà qualcosa di fantastico. Impiattiamo ed io ho servito anche con una spolverata di pepe e formaggio vegetale grattugiato e pomodori secchi, ma questo è facoltativo, potete decidere anche di servirla solo con il pesto perché sarà buonissimo. Per aggiungere una buona parte proteica ho preparato questi fagioli strepitosi, una nuova ricetta che ho testato e ci sono piaciuti tantissimo, fagioli cotti al forno, che se vorrete condividerò la ricetta, fatemi sapere.